Il Monte Giorgio infila la sesta vittoria consecutiva mantenendosi a ridosso dei playoff. I rossoblù di Mister Paci hanno avuto la meglio sul Francavilla, grazie al gol all'inizio ripresa di Terrenzio. Gara non spettacolare, con poche emozioni, che ha visto gli abruzzesi partire meglio. Già dopo pochi secondi è Dos Santos a provare la conclusione, ma il pallone viene ribattuto da un difensore che manda in corner. Al sesto è Mancini a tentare fortuna senza trovarla. I rossoblù faticano a trovare il ritmo e soffrono la freschezza ospite. Al 29esimo imbeccata di Banegas per Mancini, che arriva tu per tu con Menegatti, ma l'estremo difensore è bravo a dirgli no. È questa la più grande emozione della prima frazione di gioco. Nella ripresa Paci fa entrare Nasic o Miccioli e l'inerzia della gara cambia. Al terzo si vede Albanesi che crossa per la testa di Sbarbati, ma spacca e attento. 3 minuti dopo Albanesi serve Nasic, il cui tiro è alto. All'ottavo si rivede Francavilla con un tiro cross di Mancini smanacciato da Menegatti. Al 12esimo l'estremo difensore di casa disinnesca con qualche difficoltà la conclusione di Bellanca. Al 17esimo la gara si sblocca. Corner dalla sinistra e colpo di testa perfetto di Terrenzio che mette dentro. Il Francavilla accusa il colpo e non reagisce. Alla mezz'ora Albanesi cerca Pellizzi che non arriva di testa. Al 45esimo gli ospiti hanno un sussulto con Di Renzo, ma Menegatti è attento e manda in corner. Dopo 6 minuti di recupero termina l'incontro con i giocatori del Monte Giorgio che festeggiano l'ennesima vittoria. Sì, perché penso che nel primo tempo, come hai detto tu, la mia squadra abbia fornito un'ottima prestazione. Gli è mancato solo il gol, gli è mancato magari l'ultimo passaggio per concretizzare, perché alla fine la partita l'abbiamo fatta noi. Poi sì, dopo aver preso gol sull'unica azione comunque fatta dal Montegiorgio su un calcio d'angolo, abbiamo subito gol e lì poi siamo stati più confusionari. Abbiamo buttato troppi palloni quindi alti e quello non è il nostro tipo di gioco, però è per cercare di pareggiare una partita che sinceramente mi riesce anche difficile a commentare. Sì, è stata una bella partita. Devo dire che i miei ragazzi, dal punto di vista del carattere, della mentalità, oggi sono stati meravigliosi. Quindi penso che i complimenti siano tutti per loro, che sono ragazzi che stanno dimostrando di avere un carattere eccezionale. Detto questo, la partita è stata una partita giocata bene da tutte e due le squadre, giocata più sull'intensità, sull'aggressività che sul piano del gioco. Una partita sulle seconde palle, una partita sporca in cui ci sono state poche occasioni, sia per noi che per loro. Noi siamo stati più cinici e abbiamo portato a casa, sì, la sesta vittoria di fila. Il settimo risultato, che è una cosa per noi, squadra che ci fatta per la salvezza, è qualcosa di incredibile.